Avrete sentito parlare delle modifiche al codice della strada che sono state approvate ieri dalla Camera e che dovranno andare al Senato. Sono modifiche che hanno destato molte proteste da parte di associazioni, dei parenti delle vittime di incidenti della strada, di diverse città del nord Italia, da parte delle associazioni del mondo della bicicletta. Perché? Perché da una parte il decreto che modifica il codice va nella direzione della repressione, un po' come nello stile del ministro dei trasporti, il quale ha deciso di inasprire le pene verso chi si fa trovare positivo all'uso di droghe o di alcol al volante e quindi le pene sono decisamente più forti. Dall'altra parte invece non usa alcun tipo di cautela, di prevenzione nei confronti delle cause degli incidenti. La prima di queste, come sapete, è la velocità, che è anche causa degli incidenti più gravi, sia per gli automobilisti che per i pedoni o per i ciclisti. In questo caso addirittura si inibisce in qualche modo la possibilità per i comuni di installare degli autovelox, ma questo tipo di interventismo che limita l'autonomia dei comuni va oltre. E riguarda anche la possibilità di istituire delle ZTL, di istituire delle nuove piste ciclabili, zone di sosta. Per tutte queste cose bisognerà avere i permessi espliciti del Ministero dei Trasporti, il che è abbastanza paradossale perché la stessa persona, parliamo dell'onorevole Salvini, che ha fatto dell'autonomia la sua grande bandiera, in questo caso limita fortemente l'autonomia dei comuni che invece sanno perfettamente cosa serve nelle strade delle loro città. Per questa ragione c'è una grande protesta. A me sembra di poter dire al ministro che la sicurezza non è di un qualche colore, non è né di destra né di sinistra, che quindi c'è tutto lo spazio, se vuole, per ripensarci, per tenere buona nota delle obiezioni che ha ricevuto e per modificare il decreto prima che passi al Senato.